Benvenuti sul mio canale, io sono Anna e vorrei condividere con voi il mio interesse per le storie di True Crime. Se anche voi volete approfondire e riflettere su queste vicende, vi invito a farlo insieme a me, a iscrivervi al mio canale e a lasciarmi tanti like di supporto. È la notte tra il 17 e il 18 dicembre 1993, a Cignano di Offlaga, una frazione nelle campagne della Bassa Bresciana, un paese del nord, avvolto dalla nebbia e trafitto da un freddo pungente. Mancano 8 giorni a Natale, quando una coppia si apparta nelle campagne con la loro auto e subisce una brutale aggressione, un'aggressione a scopo di rapina, una rapina che finirà nel peggiore dei modi. Nell'ultimo mese di quel 1993, nella provincia di Brescia, si susseguono una serie di rapine proprio ai danni delle coppiette che si appartano nelle campagne. A rapinare è un gruppo di ragazzi, di giovani ragazzi, e il loro obiettivo sono i contanti, i gioielli, l'orologio e i cellulari. Le forze dell'ordine sono particolarmente preoccupate perché i ragazzi sono armati e non esitano a sparare. Nel mese di dicembre si sono verificate 2 rapine in particolare, il 4 e l'8 di dicembre. E durante la rapina dell'8 di dicembre sono stati esplosi dei colpi di fucile. È nel pieno delle indagini su queste 2 rapine che si verifica il dramma che vi racconto oggi. Tra i campi della superstrada 668 della frazione di Cignano, nel comune di Offlaga, nella notte tra il 17 e il 18 dicembre 1993 avviene una brutale rapina. L'allarme però scatta solo la mattina successiva. A chiamare i soccorsi bloccando un'auto in mezzo alla strada è una donna nuda, sotto shock, che sembra dire frasi sconnesse. Ma è verificando le sue dichiarazioni che i carabinieri trovano l'auto di Giuseppe Facchetti, facendo un drammatico ritrovamento. Giuseppe Facchetti è un uomo di 42 anni di Brandico, co-titolare di un'azienda che vende prodotti zootecnici. È un uomo stimato e conosciuto tra gli agricoltori del Bresciano. L'uomo è sposato e ha 3 figli, un maschio e 2 femmine. Ma quella notte non era appartato con sua moglie. Giuseppe si è appartato per consumare intimi momenti di passione con Carla Chiaf, una donna di 30 anni, di Borgo Satollo. Chiara non è una sua amica o una sua amante o una collega. Chiara è sua cognata, cosa che rende ancora più drammatica questa vicenda. La notte di venerdì Chiara si era inventata una riunione prenatalizia con le colleghe di lavoro, mentre Giuseppe aveva detto alla moglie di avere degli impegni di lavoro. È stato solo al mattino successivo, con metà dei letti nuziali vuoti, che erano scattate le prime apprensioni, le prime telefonate tra amici e le prime telefonate agli ospedali della zona. Quella tragica notte Giuseppe e Chiara stanno dando libero sfogo a quella loro passione proibita all'interno della Mercedes grigia di Giuseppe, quando ad un certo punto l'uomo intravede delle ombre, accende i fari e allora Chiara vede 2 persone che si stanno avvicinando alla loro vettura e una delle due imbraccia un fucile. L'uomo col fucile si posiziona davanti al finestrino di Giuseppe, quello senza fucile davanti al finestrino di Chiara, e comincia a urlare, a intimare ai due di aprire le portiere, ma Chiara si rifiuta. Giuseppe allora ingrana la prima marcia, ma l'auto non prende velocità perché i 2 rapinatori bloccano l'auto con il loro corpo. Giuseppe allora mette la retro, ma in quel momento i 2 rapinatori fanno in modo che l'auto si giri e che i pneumatici finiscano nel solco del campo, facendo modo che l'auto sia bloccata e non si possa più muovere. L'uomo senza fucile cerca furiosamente di far aprire le portiere, mentre Chiara urla terrorizzata. L'uomo spazientito intima al suo complice di sparare, lo intima più volte. È in quella frazione di secondo che parte un colpo che ferisce al volto Giuseppe.
Chiara è terrorizzata perché nel buio non riesce nemmeno a capire dove sia stato colpito Giuseppe, che nel frattempo, nella manciata di pochi secondi, diventa una maschera di sangue. I rapinatori hanno fretta di scappare, ma vogliono impedire alla coppietta di dare l'allarme. Chiara viene trascinata fuori dall'auto dopo che è riuscita a slacciare e sfilare il Rolex d'oro di Giuseppe e a consegnarlo al rapinatore col fucile. Chiara viene trascinata fuori dall'auto e gettata sul cofano. La donna piange e si dispera, dice ai due aggressori di ucciderla piuttosto che farle violenza. Dopodiché riesce a divincolarsi e a ritornare all'interno dell'auto. I due rapinatori allora aprono il baule e poi l'uomo senza fucile ordina a Chiara di scendere dall'auto, ma la donna si rifiuta e allora lui le sferra un calcio all'altezza della gola, tramortendola e riuscendo così a trascinarla all'interno del baule, dove dopo una manciata di secondi viene gettato anche Giuseppe, che è ancora vivo nonostante sia ormai una maschera di sangue. Da questo preciso istante inizia il secondo calvario di Chiara, un incubo durato tutta la notte, una lunga notte di sopravvivenza, con a fianco il suo cognato amante, sempre meno lucido e sempre più sanguinante. Chiara capisce subito che Giuseppe non può esserle d'aiuto per uscire da quell'auto. La donna tasta nel buio il bagagliaio dell'auto, ma non trova una via d'uscita. Ma tastando, trova un solco tra la fine della moquette e l'inizio della carrozzeria e lì, infilando il braccio, riesce a trovare un piccolo cacciavite e il cric dell'auto. Giuseppe nel frattempo si agita moltissimo, scalcia e Chiara con fatica cerca di tenerlo calmo, ma non ci riesce. Probabilmente l'uomo si è reso conto che senza un immediato soccorso non può uscire da quella drammatica situazione. Chiara nel frattempo pensa di utilizzare il cric per riuscire a scassinare la serratura del baule per poter uscire. Giuseppe comincia a respirare sempre più affannosamente, comincia a rantolare e intanto le ore passano inesorabili. Il freddo dell'inverno è pungente. I due sono nudi in auto e Chiara è talmente infreddolita che non sente più neanche le gambe. L'unico modo per stare un po' più al caldo è stare vicino a Giuseppe, almeno finché lui è vivo. Chiara disperatamente continua a colpire col cric la serratura del baule, cercando di romperla. Non ci riesce, scardina però un po' il coperchio del baule e vede che comincia a filtrare della luce. Capisce che sta albeggiando, che sono passate diverse ore. E infatti, nel frattempo, Giuseppe esala l'ultimo respiro. Chiara capisce che Giuseppe è morto e si dispera perché è da ore che sta cercando di uscire da quell'auto proprio per riuscire a salvarlo. Chiara riprende la sua lotta per riuscire ad uscire da quell'auto e comincia a colpire la fanaleria dell'auto, dove riesce a fare un foro dal quale intravede le auto che sfrecciano sulla superstrada. Ad un certo punto vede un Opel Station bianca fermarsi a poca distanza da lei e uscire dall'auto un uomo di bassa statura, un po' attarchiato, con una tuta da meccanico. Chiara comincia a urlare disperatamente per farsi sentire, per fare aprire quel maledetto baule. L'uomo la sente, si avvicina all'auto, ma quando arriva in prossimità e vede la situazione dell'auto, torna sui suoi passi, lasciando Chiara nella più completa disperazione. Chiara tenta nuovamente di uscire da sola da quell'auto. Allarga il foro che ha fatto nella fanaleria e fa uscire il braccio, ma non riesce a raggiungere la serratura del baule. L'unico modo per poterlo fare è quello di sdraiarsi sul corpo senza vita di Giuseppe. E allora lo fa, ci prova. Si sdraia su Giuseppe e cerca di far uscire più che può il braccio, fino a quando finalmente riesce ad arrivare alla serratura di quel baule, riesce ad aprirlo e riesce ad uscire da quell'auto.
Chiara ha passato 10 ore all'interno di quel bagagliaio. Sono ormai le 11 del mattino e Giuseppe, purtroppo, è morto. Chiara raggiunge correndo la vicina strada statale, chiedendo aiuto agli automobilisti di passaggio. Poi viene condotta all'ospedale di Manerbio, dove viene raggiunta dal magistrato Antonio Chiappani, che la interroga a lungo. La moglie di Giuseppe è venuta a conoscenza di quello che è successo solo alle 16 di quel 18 dicembre, mentre il marito di Chiara è stato contattato dall'ospedale di Manerbio in tarda mattinata. Il marito di Chiara e la moglie di Giuseppe sono fratelli e questo ha reso ancora tutto più difficile, soprattutto per i carabinieri che hanno dovuto spiegare a loro che Chiara e Giuseppe avevano una relazione. Una tragedia nella tragedia. I rapinatori furono individuati e fermati solo dopo 20 giorni. Questo grazie all'efficacia delle indagini e alle preziose informazioni che aveva rilasciato Chiara. Ad incastrare i rapinatori furono i pallini utilizzati, che risultano poi compatibili anche con quelli della rapina dell'8 di dicembre. L'autopsia sul corpo di Giuseppe Facchetti non fa altro che gettare altro orrore su questa vicenda già cruda e drammatica. Dall'autopsia è emerso che lo squarcio provocato dal fucile all'altezza della guancia sinistra non era una ferita mortale. Giuseppe poteva salvarsi. Giuseppe non è stato ucciso da quei pallini. Giuseppe è stato ucciso dalla ferocia di chi gli ha sparato, l'ha aggredito e poi l'ha chiuso all'interno di quel baule, dove l'agonia è durata 2 ore e mezza e l'uomo non ha potuto salvarsi. I 3 rapinatori erano 3 ragazzi giovani, bresciani, 2 ragazzi di 21 anni e uno di 19, che hanno fatto quella brutale rapina, hanno ucciso in quel modo barbaro Giuseppe solo per qualche soldo. In primo grado chi ha ucciso Giuseppe Facchetti, Andrea Cipani, è stato condannato a 28 anni di carcere, il suo complice Hans Peli a 25 e il terzo ragazzo che faceva da palo, Gianluca Vaglia, è stato condannato a 10 anni. In appello le pene sono state ridotte a 22 anni per l'esecutore materiale, a 19 anni per il complice e a 7 anni e 8 mesi per quello che faceva al palo. Purtroppo però per la famiglia di Facchetti il dramma non è ancora finito. La figlia di Giuseppe infatti 26 anni dopo, nel 2019, troverà anche lei la morte in uno di quei campi. Mara Facchetti, di 46 anni, è stata barbaramente massacrata in un campo di Azzanomella. Ad ucciderla è stato il suo ex compagno, un marocchino di 32 anni, Mustafa El Chani, già noto alle forze dell'ordine in quanto spacciava stupefacenti. Mara lascia una bambina di 5 anni che aveva avuto da una precedente relazione. Sia la Facchetti che El Chani abitavano a Brandico, nella Bassa Bresciana. E quella notte tra il 28 e il 29 novembre del 2019 sono partiti a bordo di un'auto dei parenti di lei e si sono diretti verso Anzanomella, dove in un campo l'uomo ha ucciso la donna a bastonate. Il 32enne si è suicidato poi impiccandosi con la corda di un'altalena in un parco giochi. Brandico attende di stringersi attorno a lei e darle l'ultimo estremo saluto. Sono giorni di dolore nel paese di Mara Facchetti, la 46enne uccisa la notte tra giovedì e venerdì dall'uomo con il quale aveva una relazione da qualche tempo e che dopo la terribile sequenza di bastonate mortali si è tolto la vita. Sulla data delle esequie della donna pesa l'esecuzione dell'autopsia che è in programma in queste ore. La Procura della Repubblica di Brescia, davanti ad un quadro che non lascia spazio a dubbi, vuole comunque fare luce su tutte le circostanze dell'omicidio-suicidio. Per il sostituto procuratore Carlotta Bernardini resta da stabilire se la droga abbia avuto un ruolo determinante nella vicenda e per escludere che altre persone abbiano preso parte al delitto. Al momento comunque l'ipotesi sembra esclusa.
scusa. La volontà della donna di troncare una relazione e lo spaccio di cocaina sempre presente nella vita di lui, Mustafa Elchani, 32enne di origine marocchina, sarebbero stati determinanti nella tragedia. Mara era mamma di una bimba di 5 anni e il suo matrimonio era finito da 2. Nel frattempo aveva stretto una relazione con il 32enne, che pare non avesse accettato la decisione di lei di lasciarlo. Sul movente non paiono esserci dubbi. Mustafa Elchani ha inviato una serie di messaggi scritti e orali alla madre e a un'amica della 46enne mandati dal telefono della vittima. Volevate allontanarci a tutti i costi, ora lei è morta, avrebbe scritto l'uomo alla madre di Mara poco dopo averla uccisa, poco prima di togliersi la vita. Mi auguro che questo video sia stato di vostro interesse. Io vi aspetto sempre qui, sempre domenica alle 10. Un bacione. Ciao.